riuscite a coprire le bruttezze della parte dell'illegalità. Questa mattina ho avuto un esempio, insomma, abbastanza chiaro di cosa si riesca a fare con questa vitalità che avete dimostrato. C'è qualche napoletano, Sara, perché riesce a leggerlo benissimo. Vabbè, comunque il senso è bello, è giusto, bella è giusta. Almeno questo è quello che credo io, perché allora io ci ho pensato anche molto prima di venire qua, perché non so scrivere poesie, quindi ho detto, ma però sei proprio sicuro? Perché insomma io vengo a dire altro, insomma, quello che faccio, quello che conosco, e di poesia non ne intendo. Andiamo alla slide successiva. Sono presidente dell'associazione Alisei. Allora, tanto che cos'è? È un'associazione che si occupa di formazione dei ragazzi, diciamo, anche al 35. Abbiamo diversi progetti. Ci troviamo a Monza, siamo ospitati nella Camera del Lavoro. Adesso siamo impegnati con questo progetto che è interamente dedicato all'Europa. Quindi è un corso di formazione per studenti dai 16 ai 26 anni. È pensato alle elezioni europee, perché fra pochi mesi alcuni di voi andranno al voto per la prima volta per il rinnovo del Parlamento europeo. Quindi insieme a Diritti Insieme, con l'associazione CGL Monza e Brianza, che è un'organizzazione sindacale, abbiamo progettato un corso di formazione sull'Europa. Questo per dirvi un po' di cosa ci occupiamo, e poi vi dirò altro, ma passiamo avanti. Intanto grazie Emanuele e Luca, che sono qua dietro, un applauso ai ragazzi che stanno. Noi collaboriamo con diverse associazioni e organizzazioni. Conoscete almeno uno di questi simboli, uno di queste associazioni o enti? Sì. Chi ne conosce? Chi li conosce tutti? Alzi la mano. Beh, come fai, già ho sentito, perché faccio fatica io. Dimmi, che ne so, la P che cosa rappresenta? No, quello è possibile da conoscere. Allora, in realtà, vabbè, la P rappresenta Brianza Accogliente Solidale, che è un'organizzazione legata al diritto dei migranti, poi appunto le altre sono forse più conosciute, e noi insieme a CGL, Libera e Brianza Sicura organizziamo formazione sull'antimafia, l'anticorruzione e sulla legalità, però poi facciamo altre iniziative anche con altre organizzazioni. Ma entriamo nel merito. Questa borsa è bella, diciamo così, non è proprio il mio tipo, costa in una boutique 350 euro, e quindi appunto, visto che ha un valore così alto, Emanuele, è bella. Oddio, le slide erano fatte un po' meglio, adesso risultano un po' pasticciate, ma non fa niente. Ecco, andiamo oltre questa slide, ma anche oltre questa borsa, perché pochi giorni fa abbiamo scoperto che in Brianza alcune aziende sfruttavano lavoratori stranieri per realizzare borse di lusso come quella che avete visto poco fa. Entriamo nel merito, andando oltre. Che cosa succedeva? Sostanzialmente venivano prodotte e poi vendute a 20 euro a un subappaltatore che io definirei caporale, che a sua volta le vendeva a chi aveva l'appalto, la parte ufficiale, a 30 euro. L'azienda così pagava queste stesse borse a 50 euro e poi le metteva in vendita a 350, come abbiamo visto. La cosa interessante secondo me è vedere qual è l'accusa che si fa all'azienda, e a che fare con la responsabilità sociale, cioè a che fare con la responsabilità legata all'attività d'impresa. È stata infatti ritenuta incapace di prevenire e arginare lo sfruttamento della manodopera, perché sostanzialmente venivano appunto, quella filiera che abbiamo visto si reggeva sullo sfruttamento dei lavoratori stranieri. Ma ancora di più, nel corso delle indagini si è svelata una prassi illecita così radicata e collaudata da poter essere considerata inserita in una più ampia politica di impresa diretta all'aumento del business. In poche parole, l'azienda intanto non poteva non sapere, ma in realtà si avvantaggiava di questa filiera del subappalto che attraverso lo sfruttamento dei lavoratori riuscivano a guadagnare di più. Il tema è il profitto, quindi
questo è un po' quello che nascondeva quella bella borsa che noi trovavamo nel negozio. Ma ci sono anche altri esempi. Qualche anno fa Straverdi, forse l'avete sentita nominare, era una startup modello che stava avendo un successo straordinario. Sostanzialmente era un nuovo marchio sotto il quale si vendevano frutti di bosco ed erano ormai diffusi nei maggiori supermercati della zona. Però anche qui ad un certo punto si scopre che c'erano i caporali, poi vedremo che cos'è il caporalato. Andiamo oltre. Sostanzialmente un centinaio di immigrati lavorava senza tutele per più di 9 ore al giorno e con un salario da fame. Vi lasciato qua una testimonianza. I lavoratori hanno iniziato a segnalarci i disagi sospetti 3 anni fa, racconta la sindacalista della FGCE di Milano. Abbiamo registrazioni delle chat attraverso le quali quei ragazzi venivano controllati, spiati e fotografati. Questa era la situazione che poi è venuta allo scoperto. Addirittura andavano a reclutare i lavoratori nei centri di accoglienza, quindi proprio persone che diciamo, non avevano grande possibilità di lavoro, quindi accettavano qualsiasi cosa. E quindi vi ho parlato sostanzialmente di due esempi molto vicini a noi, di caporalato, che è una forma illegale di reclutamento e organizzazione della manodopera nel lavoro dipendente, dove i caporali sono coloro che assumono operai senza rispettare le regole e generalmente poi li sfruttano. Non c'è sempre organizzazione criminale di stampo mafioso dietro queste forme illegali, ma sicuramente è una forma illegale, spesso anche organizzata. Abbiamo parlato di qualcosa che avviene vicino a casa nostra, ma a volte anche un click produce degli effetti a livello mondiale che noi forse non ci rendiamo conto a volte. Scella, la conoscete? Chi ci ha comprato almeno una volta qualcosa? Chiaro che capita a te, capita anche a me di non farmi spesso la domanda: che cosa avviene dopo quel click? Io chiedo un prodotto a casa, mi arriva il giorno dopo, neanche 24 ore mi arriva il prodotto, però non mi faccio magari la domanda: ma che cosa sto provocando nel mondo o a un lavoratore dall'altra parte del mondo? Ecco, allora per aumentare la consapevolezza, a me per primo, guardiamo un brevissimo video. Possono spegnere anche le luci? Di Shane nella provincia cinese dello Guangzhou.
i lavoratori di giorno nelle fabbriche sono costretti a turni di lavoro di 17 ore al giorno in condizioni ingenti, disumane. La moda tutta nel suo insieme è responsabile del 10% delle emissioni di CO2. Tutta la filiera del fast fashion è intensiva in termini di consumo di energia e di risorse. Per realizzare, per produrre una singola t-shirt di cotone servono 2700 litri d'acqua, perché le piantagioni devono essere irrigate, il terreno poi fertilizzato e diserbato. Poi moltissimi prodotti Shein sono sintetici e arrivano alcuni prodotti a contenere fino al 95% di microplastiche, secondo un rapporto Bloomberg, mentre da un'analisi di CDC Marketplace contengono anche piombo, PFAS e ftalati oltre i limiti di legge. E questo da una parte inquina i corsi d'acqua, dall'altra il tessuto a contatto con la pelle non è sicuro. Secondo la Ellen MacArthur Foundation, ogni anno vengono generati 92 milioni di tonnellate di rifiuti tessili e solo il 15% viene riciclato, e il grosso arriva proprio dal fast fashion. Costa poco, bassa qualità, compri, usi, però si può spendere poco, cambiare spesso abito ed essere sostenibili acquistando al mercato dell'usato. Così si incrementa anche l'economia circolare. Insomma, alla fine è sempre la somma dei singoli comportamenti che può affossare il pianeta o più salvare. Si è sentito qualcosa? Sì. Questo è un po' il consiglio che ci dà la Cabanelli, ma io ritengo che sia appunto uno spunto di riflessione. Poi conosco una lavoratrice che è impegnata all'interno di questi grandi centri di logistica dove arriva il materiale dalla Cina o da altri paesi, ed è impressionante vedere le balle ricoperte di plastica nera, sono gigantesche, che poi vengono smembrate per portare i pacchi in giro per l'Italia del Nord in questo caso. E questa ragazza che lavora lì però è, diciamo, sofferente rispetto al business che c'è legato alla sua azienda. Dice c'è un modello sbagliatissimo che porta gli utenti, noi, a magari comprare 3 o 4 capi perché sono appunto molto economici, e poi se non ti va bene lo puoi rispedire indietro senza costi aggiuntivi. Che vi faccio un esempio per far, che a me ha impressionato: c'è chi appunto compra magari 3 capi, ne tiene uno, gli altri 2 li rispedisce all'azienda, ma quelli non tornano in Cina perché i costi sarebbero troppo alti, si spende meno a venderli rifiuti sostanzialmente, a gettarli via. Pensate che sistema malato, diciamo, all'interno del quale siamo, e ognuno di noi può comunque fare qualcosa per impedire che questo cresca. L'ultimo video è legato invece a appunto proprio il lavoratore che in questi paesi è costretto a lavorare intensamente per pochi spiccioli. In questo caso siamo in Vietnam e ci parla Lan, la storia di Lan. Thank you.
La storia di Lana, ce ne sono veramente molte di questo tipo. E quello che succede sostanzialmente è questo: un capo di abbigliamento che magari troviamo a 29 euro, che tra l'altro non è neanche tra i più bassi, il 59% del costo va a coprire, diciamo, la distribuzione che avviene nel paese in cui si compra, generalmente l'Occidente. Il 12% è il profitto del brand. Poi c'è il costo del materiale e così via. Quello che rimane poi al lavoratore è lo 0,6%, che se poi vedete paesi che per 29 euro è 18 centesimi. E questo è, diciamo, abbastanza ottimista come ipotesi, perché vediamo che adesso il fast fashion va a prezzi ancora più bassi. Andiamo avanti. Quindi questo, diciamo, è un po' il messaggio che volevo portare come riflessione. Cioè, bello è giusto, bella è giusto, ma è davvero bella o bello quanto è anche giusta o giusto? E questa è un po' la riflessione che io mi sono portato a casa quando ho visto per la prima volta questi video. Di questo e di altro parliamo nei progetti di formazione a cui facevo riferimento all'inizio. Come vi dicevo, adesso è attivo il progetto CREW, scuola di formazione, che parla di Europa, oppure dal punto di vista dell'Europa, ciò che succede nel mondo. Volevo dirvelo perché c'è ancora la possibilità di iscriversi, quindi andiamo oltre. Sono lezioni, workshop di debate, simulazione di come funziona il Parlamento europeo, e poi alla fine un viaggio anche a Strasburgo. Quindi c'è ancora la possibilità di iscriversi, andiamo avanti. E tra l'altro è un'opportunità ovviamente gratuita che noi offriamo a tutti i ragazzi come voi, e in accordo con le scuole si può anche certificare ore di CTO. Vi lascio qua, se qualcuno volesse iscriversi può ancora farlo, perché stiamo partendo proprio in queste settimane con il corso. Grazie.